Benvenuti nello spazio dedicato alle anticipazioni del nostro telegiornale. Tra poco parleremo di questo anno che si chiude, un anno difficile per la provincia di Frosinone. Andremo a sentire invece come passeranno il Capodanno i frusinati, il bilancio del presidente della provincia Antonio Pompeo. Parleremo anche degli auguri dati dal vicepresidente della provincia Andrea Amata e del bilancio invece dell'associazione Codici. Il 6 di gennaio torna Pastena, il presepe vivente, non mancherà la pagina dedicata allo sport con il calcio di Serie B in primo piano con l'ultimo allenamento del Frosinone prima della lunghissima pausa. Questo e tanto altro ancora nel corso del nostro telegiornale, tra pochi istanti gli approfondimenti, non mancate. La casa di cura privata Sant'Anna di Cassino è una delle prime per numero di interventi in laparoscopia e per i tempi di degenza post-operatoria nel Lazio e nel Centro-Sud, che per il 98% dei casi sono limitati a 3 giorni. Oggi la chirurgia della casa di cura a Sant'Anna è richiestissima, nel Lazio e anche nell'Italia meridionale. L'attività ambulatoriale è una delle più all'avanguardia. TAC di ultima generazione, risonanza magnetica aperta, analisi di laboratorio con referti pronti in giornata, visite ambulatoriali convenzionate e private offerte dai migliori specialisti del settore ne fanno il fiore all'occhiello del territorio. Casa di cura Sant'Anna, via Herold Cassino, telefono 0776 31 11 23. Visita anche il nostro sito www.santannacassino.it. Immerso nella cornice pittoresca e suggestiva del centro storico di Frosinone, il ristorante Ratafià si apre alla città per offrire cucina di qualità legata al territorio. Un luogo ideale per un pranzo di lavoro, una cena aziendale, una cena romantica, un compleanno da festeggiare e per ogni cerimonia. Via del Plebiscito numero 49 presso l'Hotel Garibaldi di Frosinone. AmbuFest, aperti nei prefestivi il sabato, la domenica e nei giorni di festa. Già 10.000 i cittadini che hanno evitato file al pronto soccorso. Gli AmbuFest sono ambulatori di cure primarie per dolori muscolari, febbre, tosse, punture di insetto, problemi di dermatologia, oculistica, otorino, urologia e ginecologia, gastroenterologia e tanto altro ancora. Non andare subito al pronto soccorso, salta la fila e vai direttamente agli AmbuFest, al pronto soccorso solo per cose gravi ed urgenze. Le sedi degli AmbuFest sono Frosinone, Cassino e Sora. Benvenuti nello spazio dedicato alle anticipazioni del nostro telegiornale. Tra poco parleremo di questo anno che si chiude, un anno difficile per la provincia di Frosinone. Andremo a sentire invece come passeranno il Capodanno i frusinati, il bilancio del presidente della provincia Antonio Pompeo. Parleremo anche degli auguri dati dal vicepresidente della provincia Andrea Amata e del bilancio invece dell'associazione Codici. Il 6 di gennaio torna Pastena, il presepe vivente, non mancherà la pagina dedicata allo sport con il calcio di Serie B in primo piano con l'ultimo allenamento del Frosinone prima della lunghissima pausa. Questo e tanto altro ancora nel corso del nostro telegiornale, tra pochi istanti gli approfondimenti, non mancate. La casa di cura privata Sant'Anna di Cassino è una delle prime per numero di interventi in laparoscopia e per i tempi di degenza post-operatoria nel Lazio e nel Centro-Sud, che per il 98% dei casi sono limitati a 3 giorni. Oggi la chirurgia della casa di cura a Sant'Anna è richiestissima, nel Lazio e anche nell'Italia meridionale. L'attività ambulatoriale è una delle più all'avanguardia. TAC di ultima generazione, risonanza magnetica aperta, analisi di laboratorio con referti pronti in giornata, visite ambulatoriali convenzionate e private offerte dai migliori specialisti del settore ne fanno il fiore all'occhiello del territorio. Casa di cura Sant'Anna, via Herold Cassino, telefono 0776 31 11 23. Visita anche il nostro sito www.santannacassino.it. In
Immerso nella cornice pittoresca e suggestiva del centro storico di Frosinone, il ristorante Ratafià si apre alla città per offrire cucina di qualità legata al territorio. Un luogo ideale per un pranzo di lavoro, una cena aziendale, una cena romantica, un compleanno da festeggiare e per ogni cerimonia. Via del Plebiscito numero 49 presso l'Hotel Garibaldi di Frosinone. Ambufest, aperti nei prefestivi il sabato, la domenica e nei giorni di festa. Già 10.000 i cittadini che hanno evitato file al pronto soccorso. Gli Ambufest sono ambulatori di cure primarie per dolori muscolari, febbre, tosse, punture di insetto, problemi di dermatologia, oculistica, otorino, urologia e ginecologia, gastroenterologia e tanto altro ancora. Non andare subito al pronto soccorso, salta la fila e vai direttamente agli Ambufest, al pronto soccorso solo per cose gravi ed urgenze. Le sedi degli Ambufest sono Frosinone, Cassino e Sora. Collocare all'86° posto nazionale. Inerte, invece, giovani che non studiano e non lavorano sono il 24,4% in tutta la provincia. Anche se in netto calo, un ruolo importante nella tenuta dei posti di lavoro l'ha avuto ancora la cassa integrazione in questo 2017. A proposito di ammortizzatori sociali, nell'area nord della provincia hanno consentito di ridare ossigeno a coloro che sono rientrati nella mobilità in deroga, come sancito dall'accordo quadro degli ammortizzatori sociali per l'area di crisi industriale complessa. La scommessa per questo 2018 sarà ora rivolgere lo sguardo a chi non beneficia di nessuna forma di sostegno al reddito per aprire loro nuove strade lavorative. Come passeranno il Capodanno i frusinati? Noi siamo andati a chiederlo, allora andiamo a sentire insieme quali sono state le risposte. Come trascorrerà il suo Capodanno quest'anno? Allora, quest'anno, come tutti gli anni, il solito cenone, veglione, aspettando la mezzanotte con alla fine le lenticchie di auspicio di buona fortuna e niente, sperando che il 2018 sia un anno più positivo del 2017. Io sto in famiglia, io sono anziano, sono vecchio, insomma, allora, però sto con la famiglia, in allegria, con gli amici, purtroppo fuori non siamo abituati perché sono andato troppi soldi tra spese eccetera e purtroppo questa è la vita di questo qua, è Capodanno per i giovani. Penso che per noi ragazzi della nostra età è meglio festeggiarlo fuori che c'è più divertimento. Il Capodanno della Ciociaria purtroppo non offre molte possibilità di divertimento per i giovani, quindi quest'anno abbiamo deciso di recarci a Roma e passare a bel Capodanno tutti insieme. A noi e niente, l'unica pecca è che purtroppo il territorio di Ciociaro non offre per i ragazzi pochi svaghi. Capodanno questo che verrà lo trascorrò in famiglia probabilmente perché ci sono delle necessità. Sicuramente andrò da mio fratello. Beh, questo Capodanno andiamo con degli amici, sopra dai parenti, a fare un cenone di Capodanno. Il presidente della provincia Antonio Pompeo, ospite nella trasmissione Incontri Politici, ha stilato un bilancio della provincia di Frosinone. Allora andiamo a sentire le sue dichiarazioni. Beh, io posso ritenermi soddisfatto, soprattutto se ricordo l'inizio di questa esperienza, all'esito delle elezioni, della riforma di Rio, di quella che è stata la riforma di Rio. I primi giorni sembravo più un commissario liquidatore che un presidente della provincia. Devo dire invece che in questi 4 anni tante cose sono cambiate, passando per quello che è stato il referendum del 4 dicembre, ma soprattutto ho potuto constatare personalmente che la provincia di Frosinone, l'amministrazione provinciale, è un punto di riferimento per la cittadinanza, per la collettività, per il territorio. C'è bisogno di un ente di prossimità come la provincia, non solo per quelle che sono le funzioni che la provincia deve in qualche modo svolgere, nelle quali deve operare, come le strade, l'ambiente, le scuole, ma la provincia è anche, viene visto come un ente politico di riferimento per tutto ciò che avviene nel territorio. Quando ci sono problemi nel settore sanitario, la provincia, la crisi sanitaria viene chiamata in ballo pur non avendo delle competenze specifiche.
quando si parla di lavoro, di occupazione, le più grandi e importanti crisi industriali, la provincia viene tirata in ballo, viene coinvolta anche nei tavoli ministeriali, quando si parla di ambiente. Insomma, le province oggi devono continuare ad esistere e possono svolgere un ruolo importante per il nostro territorio. E da qui anche la mia convinzione ad accettare il ruolo che mi è stato proposto nell'UPI, nell'Unione di Province Italiane a livello nazionale. Abbiamo, sin dal mio insediamento, abbiamo messo in atto questi bandi per la differenziata. Tre bandi sono stati già portati a conclusione, adesso porteremo il quarto bando, quindi per un totale di 18 milioni di euro. Fondi regionali che erano nei cassetti dell'amministrazione provinciale fermi, noi abbiamo recuperato questi fondi e li abbiamo messi a disposizione delle amministrazioni comunali, nella convinzione che fare differenziata vuol dire rispettare l'ambiente, ma fare differenziata vuol dire anche dare la possibilità agli amministratori di far risparmiare i propri cittadini. Ed ora ci spostiamo a Ferentino, dove il presidente della provincia è anche sindaco. Parliamo della zona strategica per la circolazione cittadina, punto di accesso ad uno dei servizi più importanti come la Casa della Salute, ma soprattutto straordinario attrattore turistico. Si tratta degli Archi di Casamari. Nel corso del 2017 l'intera area è stata oggetto di un vero e proprio lifting, sia a livello di riqualificazione e messa in sicurezza, sia sotto l'aspetto estetico e del decoro. Senza contare che i lavori realizzati hanno permesso anche di ricavare diversi posti auto. In questi giorni si sono conclusi ulteriori interventi proprio nelle vicinanze della Casa della Salute, bonifica e messa in sicurezza, realizzazione di una staccionata e nuovo arredo urbano, un lavoro finalizzato proprio alla maggiore fruibilità della nuova struttura sociosanitaria, per la quale si sta intervenendo anche per la messa a disposizione di un parcheggio di servizio. Insomma, un lavoro che segue il solito schema dell'amministrazione del sindaco Pompeo: impreziosire la città con risultati straordinari dal punto di vista della riqualificazione urbana, della circolazione e della valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale, con una particolare attenzione all'estetica. Ed ora parliamo degli auguri per questo 2018 da parte del vicepresidente della provincia di Frosinone, Andrea Mata. Sì, auguro a tutti i cittadini della nostra splendida provincia che il 2018 sia l'anno del riscatto, per quanti sono stanchi di udire il vociare sterile sulla crisi che ne amplifica gli effetti e il silenzio nella crisi che esalta il conformismo. Abbiamo dei segnali di fiducia in questa conclusione di anno e mi auguro che riusciamo ad immettere questi segnali di fiducia con vigore e coraggio nel 2018 per riscattare il nostro popolo dalle sofferenze che sta subendo in questi anni per la crisi anche nel settore lavoro. Siccome non sono abbonato al dizionario del politicamente corretto, auguro anche agli italiani buon voto, il 4 marzo si vota e mi auguro che privilegino quelle piattaforme programmatiche che pongono all'apice di una gerarchia di valori le priorità che riguardano gli italiani. Quindi buon voto e gli auguri affettuosi di un 2018 foriero di grandi successi e grandi soddisfazioni. Nel 2018 si voterà per eleggere il nuovo Parlamento, ma anche per le regionali. Allora andiamo a sentire insieme quali sono i nomi che spuntano in provincia di Frosinone. Si voterà il prossimo 4 marzo. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha sciolto le Camere ed è partita così la campagna elettorale. Per le elezioni ora si sgomita. Si voterà anche nel Lazio. Il governatore Nicola Zingaretti attende l'approvazione del bilancio in discussione alla Pisana per procedere poi con il decreto di scioglimento del Consiglio e l'indizione delle elezioni lo stesso giorno del voto per le politiche. Nel Lazio i cittadini troveranno dunque tre schede, 4 nel municipio 8, quello della Garbatella, chiamato ad eleggere di nuovo il minisindaco. Da oggi il Paese in campagna elettorale, quindi partita ufficialmente la corsa alle candidature. 3 mesi, tanto manca alle elezioni per il rinnovo del Parlamento e del Consiglio regionale. Non può essere esclusa del tutto nemmeno l'ipotesi di concomitanza con le elezioni amministrative in diversi comuni della sciocceria, come Ferentino. Se dovesse essere oggi l'ultimo giorno utile per presentare le liste, con molta probabilità gli elettori si troverebbero a scegliere tra i seguenti nomi. Per il centrodestra Forza Italia potrebbe schierare alla Camera Collegio Sud il consigliere regionale
regionale uscente Mare Abruzzese. A nord si cerca invece una sintesi tra Danilo Magliocchetti e Adriano Piacentini. Sul fronte Senato Nord, Silvio Ferraguti e Gianluca Quadrini sono i più accreditati. Mentre in Fratelli d'Italia la partita è tutta da giocare tra Massimo Ruspandini, Alessandro Foglietta e Barbara Saltamartini, catapultata a Frosinone direttamente da Roma. Per noi con Salvini nel collegio uninominale sembrerebbe essere scontata la candidatura come capolista di Fabio Forte. Nel centro-sinistra ritroviamo gli uscenti, il deputato Nazareno Pilozzi e il senatore Maria Spilabotte, pronti a ricandidarsi anche se guardano con interesse alla Regione Lazio. Campagna elettorale già iniziata invece per il senatore Francesco Scalia con la new entry Francesco De Angelis. Entrambi puntano al ruolo di capolista alla Camera come al Senato. C'è poi Mauro Vicano che guarda al Senato con attenzione e Norberto Venturi alla Camera Nord. Il neonato gruppo Insieme non ha invece sciolto ancora le riserve. Sul fronte candidature alla Regione Lazio, giochi aperti nel centrodestra che è ancora alla ricerca del candidato. Forza Italia continua comunque a lavorare su Maurizio Gasparri, che non ha ancora sciolto le riserve. Due le condizioni dettate legate alla sua decisione: il ritiro di Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice, sceso in campo con la lista civica dello Scarpone, dalla corsa alle poltrone di governatore e la candidatura blindata al Senato. A livello locale, giochi aperti nel centrodestra. Per Fratelli d'Italia si sta pensando a Paolo Pulciani e l'assessore di Cassino Nora Muri. In Forza Italia sembrerebbe essere sicura la candidatura di Pasquale Ciacciarelli. Circolano anche i nomi di Alessandra Mandarelli, Danilo Magliocchetti e Antonello Iannarilli. Per noi con Salvini c'è invece Andrea Amata. In grandi difficoltà il Partito Democratico, con Simone Costanzo che ha imposto la sua candidatura insieme alla Di Rollo, scatenando una reazione a catena con Francesco De Angelis che ha puntato i piedi, confermando l'uscente Mauro Buschini, affiancandolo alla Sara Battisti. Poi c'è Marino Fardelli con Barbara Caparrelli, quindi la presa di posizione di Nazareno Pilozzi, che chiede un posto insieme all'area orlandiana e di Emiliano. Tutto questo Costanzo lo ha fatto senza aver mai convocato una direzione provinciale, dalla quale, logica vuole, dovrebbero uscire i nomi dei candidati. Il rischio è che la decisione passi a Roma, con l'esclusione di un candidato locale. Tutto ancora da vedere per il Partito Socialista, che sta valutando l'ipotesi di scendere in campo con il gruppo Insieme. Giochi ancora aperti, il tempo stringe, da oggi parte la corsa ai nomi. Sciolte le Camere, i partiti avranno a disposizione 45 giorni prima delle elezioni per depositare le liste di candidati e simbolo al Ministero dell'Interno. Ciò significa entro il 21 gennaio, 30 giorni per concludersi due giorni prima del voto invece per la campagna elettorale. Vuol dire che in vista delle elezioni politiche del 4 marzo la campagna dovrebbe iniziare il 2 febbraio, mese che nel 2018 porta 29 giorni, e finire il 2 marzo, 30 giorni di calendario. Il 3 marzo, cioè il giorno prima del voto, è la cosiddetta giornata del silenzio o il giorno di riflessione in cui non è consentito fare dei comizi o dei proclami elettorali. Saremo a vedere. Ed ora andiamo a sentire insieme il bilancio dell'Associazione Codici, guidata qui a livello provinciale da Gianmarco Florenzani. Beh, quest'anno abbiamo avuto molti casi che sono finiti anche, che hanno visto anche le cronache nazionali, come ad esempio casi di sovraindebitamento per gioco, e soprattutto casi in cui la nuova Agenzia delle Entrate e Riscossione aveva fatto dei macroscopici errori. E abbiamo avuto anche un'ottima risonanza, hanno avuto un'ottima risonanza casi nel settore idrico, perché purtroppo il nostro territorio ha questa problematica che speriamo un giorno possa trovare una soluzione. Noi ci lavoriamo ogni ora affinché sia normalizzata la situazione del settore idrico nel territorio di Frosinone. Ci sono anche stati casi sul settore bancario, quindi su errori da parte delle banche, in cui l'arbitro bancario finanziario ci ha dato ragione, che sono balzati insomma all'occhio delle cronache. Ci sono certamente tante difficoltà e c'è un'attenzione maggiore dei cittadini. Ci sono tante difficoltà, ma c'è una consapevolezza. Nella difficoltà c'è sempre il lato magari che può essere positivo. In questo caso i cittadini hanno acquisito consapevolezza dei loro diritti, non c'è più uno sperpero di denaro, per cui non sono più disposti a farsi togliere soldi indebitamente nelle bollette, nel pagamento delle bollette telefoniche, dalle banche, quindi hanno un occhio molto più attento e molto più vigile, e soprattutto seguono con maggiore attenzione tutti gli sviluppi normativi e tutte le novità normative. Oggi io credo che a livello giornalistico faccia più audience, diciamo così,
il caso Tari, in cui molti comuni hanno fatto degli errori e che noi stiamo studiando, piuttosto che le liste che si presentano alle elezioni del prossimo 4 marzo. Quindi sanno che i cittadini hanno assunto una consapevolezza che devono badare da soli, devono fare da sé e informarsi da soli. C'è un calo di fiducia, in dubbio, verso chi li amministra, però c'è anche una voglia, secondo me, di ripartire e di sfruttare anche le risorse che vengono messe a disposizione per aprire nuove imprese ed attivarsi. C'è difficoltà, ma c'è anche consapevolezza e voglia di ripartire. Il 6 di gennaio torna a Pastena il presepe vivente, si è svolto il 26 di dicembre all'interno delle grotte di Pastena, invece questa volta al centro storico. Andiamo a sentire le interviste. Sindaco Agnesi, quest'anno una serie di iniziative che coinvolgono il borgo di Pastena, ma anche le grotte che per voi sono una ricchezza enorme. Le grotte sono una ricchezza per il nostro comune e per l'intero comprensorio e soprattutto sono un incentivo per le attività commerciali e piccoli imprenditori che vogliono investire sul territorio per creare attività ricettive. È chiaro che per noi significa far bene, investire soldi, attività culturali e fare in modo che il turismo possa essere l'anima del rilancio economico del nostro paese. Sono venute moltissime persone il 26, ne attendete altrettante il 6 gennaio, poi in futuro, anche per le prossime estate, ci saranno altre iniziative. Sì, sicuramente, perché il presepe all'interno delle grotte ha un fascino particolare, unico per tanti aspetti, perché è ben curato, per le musiche e perché in qualche modo toglie un po' alla festività del Natale tutto il superfluo legato al consumo, ai doni, ai pacchi, alle luci e quindi ricrea un po' quell'atmosfera che forse è utile anche per la vita quotidiana. Dal punto di vista strettamente così commerciale del rilancio del turismo e per diciamo, riportare un po' il nostro piccolo comune agli onori della cronaca, rifaremo questa esperienza del presepe vivente il 6 gennaio all'interno del centro storico, anche qui animando il percorso con gli antichi mestieri e con la possibilità di assaggiare i prodotti tipici del nostro paese. Presidente Parisi, quali iniziative avete organizzato per queste festività natalizie a Pastena? Allora, abbiamo organizzato il presepe vivente spaccandolo in due eventi, il 26 dicembre, che è stato sviluppato nel percorso delle grotte di Pastena, e il 6 di gennaio prossimo venturo nel borgo medievale di Pastena. Il 26 è andato molto bene, l'affluenza soddisfacente. Abbiamo avuto la presenza di circa 60 comparse che si sono sviluppate oltre un chilometro all'interno delle grotte di Pastena in un ambiente molto suggestivo e abbiamo deciso quest'anno per la prima volta di coinvolgere anche il borgo di Pastena dove per tradizione è stato fatto qualche volta, ma quest'anno l'abbiamo voluto anche rilanciare il borgo insieme alle grotte per dare vita al borgo stesso. Ci sarà anche un percorso enogastronomico all'interno di questa manifestazione. Ci sarà un percorso gastronomico di prodotti tipici locali, prettamente ciociari, e dove la gente potrà gustare vini locali, olio locale, formaggi locali e prodotti insaccati locali. Riscoperta delle antiche tradizioni, ma anche riscoperta delle eccellenze di questo territorio. Esattamente. Vogliamo ridare un po' di smalto a questo territorio, riscoprendo le sue radici e le sue tradizioni senza alterarle con manifestazioni o prodotti che possano essere di facciata ma non locali. Percorsi enogastronomici vogliono dire anche un'economia più fiorente, cercare anche di riprenderla. Ecco, che cosa fate qui a Pastena per i percorsi di rete di impresa? Beh, guardi, intanto noi abbiamo messo insieme circa 40 aziende, tra cui attività di esercizi di vicinato, di pubblici esercizi, di ristoranti, strutture ricettive anche, bed and breakfast,
E quindi con queste iniziative di supporto, di degustazione, noi intendiamo innanzitutto promuovere la cucina tipica del nostro territorio. Saranno gli operatori stessi di alcune associazioni a offrire i prodotti dell'olio ed altri prodotti tipici di Pastena, e Pastena è rientrata in questo sistema di reti per la valorizzazione del commercio su strada, che è un'iniziativa più importante della Regione Lazio, avendo beneficiato di un finanziamento di 100.000 euro a fondo perduto. Quindi stiamo svolgendo le iniziative di promozione, ma anche eventi, il presepe, poi seguiranno altri eventi legati al folklore, alla musica popolare e altre iniziative di arredo urbano e che siano di supporto alla promozione del comune. Insomma. Ed ora passiamo allo sport. Dopo l'ultimo allenamento dell'anno c'è il rompete le righe con i ragazzi di Mister Longo che torneranno a giocare il prossimo 20 gennaio. L'appuntamento è al Benito Stirpe, quando il Frosinone riceverà in casa la Pro Vercelli per la prima giornata del girone di ritorno. All'andata era finita 2-0 per i canarini, con le reti di Federico Dionisi e Luca Paganini. E proprio il centrocampista romano, che si era infortunato pesantemente lo scorso 8 settembre a Pescara con la rottura del crociato, sta intensificando gli allenamenti per poter essere quanto prima a disposizione di Mister Longo. Qualcuno parlava addirittura di una disponibilità per il 20 gennaio, ma proprio perché già reduce da un altro pesante infortunio esattamente un anno fa, non c'è alcuna volontà di forzare i tempi di recupero. Sempre a proposito di infortuni, hanno dato esito negativo gli esami strumentali sulla spalla sinistra di Mirko Gori, infortunatosi nei primi minuti di Foggia Frosinone e che stoicamente aveva poi continuato a rimanere in campo, per Gori evidenziato un ematoma alla spalla. Il Frosinone chiude comunque il girone di andata a quota 37 punti, uno in meno rispetto allo scorso anno, confermando il secondo posto in classifica a sole due lunghezze dal Palermo, campione d'inverno, e a più tre su Empoli e Bari. I giallazzurri torneranno ad allenarsi lunedì 8 gennaio per affrontare la Pro Vercelli sabato 20. In quell'occasione non ci sarà Mirko Gori, diffidato e ammonito a Foggia e fermato per un turno dal giudice sportivo. È entrato invece in diffida Emanuele Terranova. Bene, è tutto per questa edizione. Vi ringrazio per averci seguito. Vi auguro un buon Capodanno, un buon 2018 a tutti voi. Un buon proseguimento di giornata.